Amici, 50 anni dalla tragedia del Vajont, tante manifestazioni anche a Biella città, alla città dell'arte, la proiezione del filmato di Ceconello e sabato mattina una lettura in compagnia anche dei bambini che per fortuna hanno partecipato con Alfredo Stoppa che è qui al mio fianco, autore a quattro mani con Gabriele Clima del libro Amico d'acqua, amico di terra che teniamo in mano. Allora un libro molto poetico che affronta da un punto di vista particolare, anzi da due punti di vista particolari, la tragedia del Vajont. Sì, questa è un po' la nostra intenzione, no? La storia è nata un pochettino così. Raccontiamo, diciamo, questo dramma, questa tragedia che rimane chiaramente tale, cerchiamo, diciamo, di portarla alle orecchie, al cuore dei bambini e anche dei ragazzini e degli adulti attraverso proprio l'uso di un linguaggio poetico che riesca a stemperare quella che potrebbe essere, diciamo, un'emotività troppo forte, no? Perché i bambini, diciamo, si cerca di, soprattutto i bambini, di non regalare, diciamo, con le parole angoscia, no? Ma tenere sempre acceso quell'elemento fondamentale che è la speranza, cioè il poter continuare qualcosa, la memoria, diciamo, che diventa, diciamo, parte essenziale, diciamo, della propria esistenza. Rimanendo sul concetto di leggerezza, io ho letto molto di Corona, che è scrittore di montagna di queste zone, e al tempo stesso, occupandomi così di televisione, noto che c'è una enorme discrepanza tra l'affrontare a livello di cronaca una tragedia e quindi cercare a tutti i costi la lacrimuccia del telespettatore e invece nella letteratura, che quando affronta queste tragedie davvero alleggerisce. Penso a due situazioni diversissime, due modi di scrivere diversi, due punti di vista diversi, come quello di Corona e il suo. No, sicuramente sì. Ripeto, questo dovrebbe essere un po' il ruolo, diciamo, dello scrittore, insomma, questo è il suo mestiere, no? È l'uso, diciamo, della parola, che a volte può essere forte, a volte può essere aggressiva, a volte può essere profonda, intensa. In questo caso è stata, diciamo, intensa, ma allo stesso tempo, diciamo, attraverso l'uso di un linguaggio, no? Di prosa ma poetico, è riuscita ad alleggerire, diciamo, questa storia attraverso anche il confronto fra i due personaggi, no? Il coniglio di Pezza e il bambino, che nonostante siano stati trascinati via dalle acque, abbiano fatto questo lungo viaggio dentro le acque, però alla fine, là dove il mare, diciamo, si fa fiume, riescono a ritrovarsi e in qualche modo, diciamo, la poesia cerca di suggerire che perlomeno rimarranno assieme ed in due si riesce a affrontare meglio le cose, addirittura anche la mala sorte. Giro, giro tondo, gira il mondo, gira dentro l'acqua fino nel profondo, gira e bagna, nessuno più si lagna. È una cosa strana questo silenzio che c'è. Sembra fatto di sabbia, di gesso. Un silenzio color della calce che entra negli occhi, nella bocca e nel naso e ti costringe ad ascoltarlo. È una seconda pelle questo silenzio che ci accompagna da quanto? 50, 100 anni, forse da sempre. E mentre il fango ci avvolge con la sua ruvida coperta di lana, ci spinge questa pelle grinzosa lungo la valle, lentamente, come la resina agli insetti sul tronco degli alberi. Siamo tutti insetti qui dentro, dentro la pelle di questo mare spianato. Eppure, se provi ad ascoltarlo, in questo silenzio qualcosa senti. È un suono, un ronzio, come mille voci di donne, di padri, di figli, sottili come preghiere, che salgono in un canto sommesso fra i rami degli alberi, sopra il silenzio, sopra gli insetti, sopra di noi. Chissà, magari come gli insetti un giorno anche noi saremo cose preziose, mille piccoli rari tesori racchiusi in gocce di ambra dorata. Ma ad essere franchi io non lo so, io sono solo un coniglio di Pezza. Corri, corri, sei sempre il solito. Un comando secco dal cortile di casa, voce di padre. La corriera, Checco, corri! Persi. Perdo sempre tutto. Sono troppo insicuro, troppo distratto, troppo solo. Mi perdo ancora nella faccia delle nuvole, quelle scure che si avvitano alla pancia dei monti, sbuffi di fumo che nascondono il bosco. Da sotto seguo con lo sguardo un sentiero che tagli i prati o una poiana che gira intorno. Sto a cavallo di una sedia, immobile come un gatto davanti alla preda, stupito davanti a quel cielo fermo. Un monte
abitato da orchi di pietra, copre il sole. Il nonno, tra un soffio di fumo e un sorso di vino, lo tiene d'occhio. Scuote il testone quando sente scricchiolare le ossa di Toc. Brontola quando nella nebbia sente tossire i polmoni di Toc. Da sempre lo inquieta quel gigante che stende le sue gambe malate su un letto troppo corto. Un boato. Una mano invisibile mi spinge alle spalle. Piantala, Piero, con questi scherzi scemi. Una mano gelida mi scaraventa avanti. Basta, dai, stai in fila come tutti. Sei matto? Una mano ruvida mi sbatte per terra. No, mi fai cadere, cado. Corro, ora corro. Scivolo su una strada umida, liscia, fradicia. Corro, oltre, rotolo. Non so dove, non so per quanto, non so perché. Più prosaicamente, quanto costa e dove si trova in vendita? Ma allora questo libro che noi abbiamo fatto costa 10 euro, abbiamo fatto soprattutto, diciamo, lo presentiamo, diciamo, in avvenimenti, manifestazioni culturali, in biblioteche, anche se ci sono state alcune librerie, soprattutto librerie dei ragazzi che ce l'hanno chiesto, quindi facendo richiesta si può anche, diciamo, avere. Chiaro che la tiratura, abbiamo fatto una tiratura, diciamo, non altissima, però ci sembra anche che questo tipo di libro, questo tipo di storia funzioni anche molto, diciamo così, presentato, diciamo, anche al pubblico, senti anche, diciamo, le emozioni di chi ascolta la tua storia. Comunque tecnicamente si può richiedere, diciamo, all'editore. Sì, anche perché un editore biellese, Botalla, e quindi gli appassionati sanno in quali librerie della città di Biella trovare i libri di Botalla sicuramente. Bene, grazie Alfredo Stoppa. Bolle qualcosa in pentola? Ma bolle sempre qualcosa in pentola, sì, c'è un libro, diciamo, che un paio di libri che dovrebbero uscire per il prossimo anno. Ce n'è uno che amo molto, diciamo, che è un libro circense, il Bene. Circo Maldestri. Bene, e quindi buon lavoro con il Circo Maldestri. Grazie, grazie Alfredo. Grazie a voi.